un po' a disagio. Ah, no, ci siamo, accensione Facebook. In teoria ci siamo. Sì, mi è arrivata anche la notifica. E farci capire. Benvenuti, benvenuti. Adesso iniziamo il webinar con un pochino di ritardo. Ci scusiamo con tutti per questo breve contrattempo. Benvenuti ancora, benvenuto all'avvocato Guido Martinelli, benvenuta all'avvocato Barbara Agostinis. Grazie. L'incontro odierno è un incontro promosso dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. È la prima volta che tre coordinamenti si uniscono e uniscono le forze, soprattutto per cercare di organizzare un focus di taglio totalmente divulgativo in favore degli operatori nel campo del diritto, ma non solo. E il tema è un tema estremamente attuale, il tema della ripresa. È probabilmente una visione ottimistica, positiva. Potrebbe essere forse troppo anticipata, ma in realtà le questioni giuridiche e le questioni fiscali che sono attualmente sul tavolo sono talmente importanti che meritano sicuramente una metabolizzazione effettuata per tempo. Come dicevo, si tratta di un focus, di un approfondimento promosso dai tre coordinamenti del coordinamento delle Marche. Abbiamo qui la coordinatrice, l'avvocato Barbara Agostinis, dal coordinamento Emilia Romagna con l'avvocato Mattia Cornazzani, che salutiamo, e il coordinamento della Toscana. A tal proposito ringrazio gli avvocati Marco Bucciolini e ancora prima, e ancora di più, l'avvocato Edoardo Tognoni del Foro di Livorno, che ci hanno dato una mano fondamentale e strategica per quanto riguarda la realizzazione di questo momento di studio e di approfondimento. Per quanto riguarda la tematica, dicevamo, questioni giuridiche, questioni fiscali. Da un punto di vista organizzativo, ora io passerò ovviamente la parola ai relatori, sono relatori che non meritano presentazione, non tanto perché ovviamente ne fanno talmente tante, ma sono volti estremamente noti e si tratta probabilmente per tanti aspetti dei principali esperti in materia. L'avvocato Guido Martinelli non ha bisogno di presentazioni, nel senso che è uno dei principali esperti, soprattutto sul tema dello sport terzo settore e tutto quello che è dilettantismo su base nazionale. Ha aderito prontamente e lo ringraziamo vivamente. L'avvocato Barbara Agostinis è componente del Collegio di Garanzie dello Sport del CONI, è docente universitaria, quindi oltre che avvocato, quindi credo che anche loro proverò anch'io nel mio piccolo a dare un modesto contributo, proveremo in qualche modo a dare un supporto, un vademecum. Allora mi taccio, da un punto di vista organizzativo avremmo deciso di fare due sessioni, due round, quindi prima inizierà l'avvocato Agostinis, proverò a dare io un contributo, poi l'avvocato Martinelli e poi gireremo per un secondo round. Domande secondo quelle che riusciremo ad intercettare sui social e su Facebook, in modo tale anche da fornire tutte le risposte del caso. Mi è stato dato questo gravoso compito di introdurre, a questo punto mi chiedo, passo la parola all'avvocato Agostini. A te, Barbara, prego. Grazie Stefano. Sì, è stato veramente un piacere organizzare questo seminario con i colleghi, con il collega Gianfaldoni. È da un po' che pensavamo di organizzare un seminario con i nostri coordinamenti. E da un po' perché pensavamo di farlo in presenza, si sperava sempre di poterlo fare in presenza, avevamo già individuato la sede a Bologna che era centrale per gli spostamenti, però purtroppo non è stato possibile, ma sarà per la puntata numero 2, probabilmente in presenza.
Allora, il mio intervento riguarda la responsabilità. Parliamo di ripresa, quindi abbiamo detto siamo ottimisti, confidiamo di poter riprendere a breve le attività sportive e ho pensato di fare un focus, un primo focus sulla responsabilità per le attività svolte in presenza e quindi questo coinvolge sicuramente più attori. Il gestore, l'allenatore, eventuale organizzatore e un secondo focus invece sulla responsabilità per eventuali lezioni che si facciano online. Perché? Perché vedo che le lezioni online attualmente sono uno strumento utilizzato dai gestori per continuare a mantenere rapporto con i clienti, con i tesserati durante il periodo di chiusura. E quindi continuare, diciamo, la fidelizzazione oltre che avere qualche entrata o qualche incasso. Probabilmente sarà uno strumento utilizzato anche alla ripresa, perché? Perché la ripresa vedrà sicuramente degli ingressi contingentati e questo comporterà la possibile, diciamo, l'ipotetica alternativa di docenza in presenza e a distanza. Quindi contestualmente ci potrebbero essere queste due modalità. E per questo bisogna affrontare la responsabilità, perché fare dei corsi online è visto come strumento utile, però spesso si sottovalutano, secondo me, i profili di responsabilità che possono discendere dall'attività online, perché non dobbiamo dimenticarci che il contesto è diverso, cioè il contesto in cui si svolge l'attività sportiva spesso è la casa o comunque un luogo che potrebbe porre anche dei problemi di sicurezza, oltre che di vigilanza da parte dell'allenatore. Allora, per il primo focus ho pensato di partire da alcune slide, perché c'è da analizzare un ginepraio, diciamo, di norme. Ecco, spero che si veda la condivisione delle slide, mi sembra di sì, giusto? Ok. Allora, perché volevo partire, vi dicevo, da alcuni dati normativi. Senza slide avevo paura che l'attenzione si perdesse. L'adeguamento, quindi alle misure, diciamo, che sono state emanate in materia di contenimento del Covid, ha imposto vari obblighi agli attori della scena sportiva, obblighi la cui violazione comporta responsabilità. Mi piace partire da un po' di tempo fa, diciamo dall'anno scorso, quando è Allora, finito. perdonami, se per favore riesci ad allargare le slide, se le metti in modo In presentazione. modalità presentazione, però a volte ho visto che dà dei problemi. Le Così cose che sono, possiamo. perfetto, perfetto, grazie. Benissimo. Allora, calcolavo un attimo i tempi, perfetto. E quindi vi dicevo, mi piace partire un po' da lontano, insomma, da quando c'è stata la ripresa l'anno scorso, dopo il lockdown dell'anno scorso in cui siamo stati fermi per parecchie settimane, è stato emanato, diciamo, il DPCM di metà maggio dell'anno scorso che, insomma, ci ha consentito la ripresa delle attività sportive. Come nel rispetto del distanziamento sociale e delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco perché dicevo che ho pensato delle slide, perché altrimenti non riuscivo a farvi vedere questa fotografia della ripartenza, che secondo me sarà utilizzata anche in futuro. Secondo me saranno questi gli strumenti. In particolare, allora, vediamo che per far ripartire lo sport in sicurezza, il CONI ha commissionato uno studio sulle modalità al Politecnico di Torino. Da qui sono stati emanati dei DPCM, quindi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. A proposito, mi volevo scusare con i colleghi se alcuni passaggi sono elementari, però la divulgazione del corso è stata fatta anche nei confronti delle società sportive, tecnici e dirigenti. Quindi per questo ci sono, vi dicevo, dei passaggi comprensibili magari anche ai pratici che per i colleghi possono sembrare scontati. Diciamo, da questo studio fatto dal Politecnico di Torino sono stati emanati i primi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base poi di questi decreti sono state emanate le linee guida. Linee guida che hanno previsto degli obblighi ben precisi per la ripartenza.
Cosa si intende? In particolare, nello specifico, hanno imposto la realizzazione di protocolli attuativi alle federazioni, discipline associate ed enti di promozione. Allora, se diciamo le linee guida sono degli strumenti generali di prevenzione, di contrasto al Covid, che impongono quindi delle modalità utilizzabili da chiunque, quali la misurazione della temperatura, l'igiene delle mani e altri strumenti che possono essere utilizzati indistintamente da tutti, i protocolli attuativi sono stati previsti proprio per garantire delle regole specifiche per la singola disciplina sportiva, tant'è che vengono realizzati dalla federazione, discipline associate ed enti di promozione. In realtà sul sito del CONI si trovano solo quelle delle federazioni e delle discipline sportive associate. Protocolli attuativi che poi vengono recepiti, devono essere recepiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. Quindi perché dico che secondo me questi strumenti saranno utilizzati in futuro? Perché sono quindi degli strumenti, diciamo, dei vestiti per i singoli sport, vestiti cuciti sulla base delle singole discipline sportive, quindi che prevedono delle norme di dettaglio riferite esclusivamente alla disciplina sportiva. Il protocollo quindi di contrasto al Covid è stato preso anche in considerazione recentemente dalle FAC del Consiglio dei Ministri. Com'è definito il protocollo? Un insieme quindi di norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro i quali frequentano gli impianti sportivi. Quindi vediamo che dall'anno scorso, quando si è ipotizzata la ripartenza dell'attività sportiva, sono stati emanati dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con un'intensità frenetica, quasi un decreto al mese. Tutti prevedono l'obbligo del rispetto quindi dei protocolli emanati dalle singole federazioni e delle linee guida. Quindi da questo ginepraio di norme derivano una serie di obblighi che, se violati, comportano responsabilità. Responsabilità quindi di vari tipi, dalla meno grave alla più grave, quindi alla responsabilità penale. Ai fini quindi della responsabilità in ambito sportivo, e questo lo dico soprattutto per i tecnici, bisogna fare una distinzione fra l'illecito sportivo, che riguarda esclusivamente quindi la violazione di norme dettate dalla federazione, e l'illecito che invece avviene durante lo svolgimento di attività sportiva. Ecco, quali sono, diciamo, gli attori sulla scena che devono porre particolare attenzione ai fini di una possibile responsabilità? Quindi attori che devono osservare quindi le norme per evitare di incorrere in responsabilità durante lo svolgimento di attività sportiva alla ripresa. Il proprietario dell'impianto e il gestore, che possono essere lo stesso soggetto o possono essere distinti, e in quest'ultimo caso si pone il problema di stabilire se il fatto che il proprietario dia in gestione a terzi l'impianto e quindi si privi della gestione implichi anche il privarsi di un obbligo di vigilanza e di controllo. Poi l'organizzatore, l'allenatore, l'istruttore e l'atleta o allievo che può procurarsi un danno ingiusto. Quindi fondamentalmente per i canoni normali, quindi della responsabilità del gestore, degli organizzatori, questi soggetti devono adottare tutte le misure necessarie idonee a prevenire, neutralizzare, diciamo, rischi e fonti di pericolo. Quindi questo sempre è diciamo un pilastro della responsabilità civile e penale, proprio in virtù di cosa? Dell'obbligo quindi di garanzia e di tutela dell'igiene, quindi della sicurezza dell'impianto. Perché noi sappiamo che il gestore ha un obbligo di garanzia, quindi di protezione, di tutela della salute degli utenti che praticano attività sportiva. Questo cosa comporta? Comporta evitare quindi il contagio, ad esempio, per quello che stiamo parlando. Quindi garantire una lotta alla diffusione del Covid. Tanto che l'impianto sportivo è definito come, diciamo, un luogo destinato allo svolgimento di attività in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.
Non ci sono delle normative specifiche per i gestori sulla sicurezza, ad eccezione della sicurezza sul lavoro, e ora la normativa in materia di contrasto alla diffusione del Covid. Questa posizione di garanzia, quindi del gestore, è prevista quindi ai sensi dell'articolo 40 del Codice Penale, ma viene mutuata anche in ambito civilistico. Perché la violazione di questa posizione di garanzia, quindi di tutela della salute degli utenti di impianti sportivi, costituisce presupposto di responsabilità non solo penale, dicevo ai sensi dell'articolo 40, ma anche ai sensi delle norme civilistiche che possono costituire presupposto di responsabilità. Quindi il classico articolo 2043, articolo 2051 e articolo 2050. Quindi il gestore, proprio in virtù di questa posizione di garanzia, è chiamato a garantire l'incolumità degli utenti e adottare tutte le cautele idonee a impedire il superamento del rischio connaturato alla pratica sportiva. Non solo quindi adottare le cautele idonee, ma anche vigilare sul rispetto delle norme interne, della comune prudenza. Da cosa può quindi scaturire questa responsabilità nei confronti degli utenti? Dalla mancata adozione di cautele idonee a garantire la protezione della salute, e la mancata adozione, quindi l'omissione, comportamento omissivo, può essere anche un'omissione colposa, presenza quindi della quale l'incidente non si sarebbe verificato, avrebbe determinato un pregiudizio molto meno grave. Quindi il concetto è la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso ai fini anche della responsabilità, quindi evento dannoso, cioè il contagio. La responsabilità, quindi un eventuale presupposto di responsabilità, comporta un comportamento dell'associazione sportiva dilettantistica normalmente omissivo, un elemento soggettivo, quindi prevalentemente la colpa, vorrei escludere il dolo, negligenza, imprudenza o imperizia, che deriva da cosa? Dall'inosservanza quindi di legge, di normative in materia Covid, a tutela quindi della salute. L'insieme di queste norme, come abbiamo visto prima, cosa comporta? L'obbligo di redigere un protocollo per le associazioni sportive dilettantistiche e dovere anche di attuarlo, quindi di farlo conoscere, non basta solo la redazione. Vi propongo quindi un esempio di protocollo della FIGC del 17 settembre, in cui diciamo viene specificato che il legale rappresentante dell'associazione è il soggetto formalmente responsabile degli adempimenti, precisando che il rischio Covid non ha modificato in quanto tale i profili di responsabilità civile e penale in cui può incorrere il legale rappresentante anche come gestore. Quindi non è andato, diciamo, a modificare i canoni di imputazione della responsabilità, ma soltanto imposto degli accorgimenti diversi. Ha imposto quindi di seguire delle regole diverse, in parte codificate e in parte no. Questo, diciamo, la precisazione che il legale rappresentante sia il soggetto responsabile di tutti gli adempimenti sembra quasi un po' scontato per noi operatori, diciamo, del settore, però teniamo conto che il protocollo si rivolge comunque a dei tecnici, quindi per i quali non è affatto scontato. Quindi il legale rappresentante, si precisa, è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti adottando tutte le misure organizzative e tutte le misure di tutela per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno, quindi per prevenire e neutralizzare qualsiasi possibile fonte di contagio. E quindi vengono richiamati i protocolli di sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente. Quindi per quanto riguarda la responsabilità del gestore e dell'organizzatore, molto probabilmente, quindi verosimilmente, anche in futuro ci sarà questo obbligo finché la pandemia non sarà scomparsa, quindi probabilmente ancora per un periodo abbastanza lungo, ci sarà sempre quindi l'obbligo di attuare e rispettare quindi il protocollo specifico del singolo sport e della singola disciplina. Per questo sia il protocollo della FIGC, ma anche altri protocolli, individuano un soggetto
che è il delegato per l'attuazione del protocollo, cioè un soggetto che è chiamato a verificare che il protocollo sia applicato in occasione dello svolgimento di gare o allenamenti. Questo può, diciamo, la mancata attuazione di questo, quindi l'omissione del controllo e della sorveglianza, può comportare una responsabilità per il soggetto delegato per l'attuazione del protocollo, ma anche solidale con il legale rappresentante, perché abbiamo visto che comunque è il presidente tenuto a far attuare, diciamo, le norme in materia Covid. A questo proposito c'è una decisione della FIGC, sia del Tribunale federale, scusate, del Tribunale del Giudice Sportivo e poi successivamente della Corte d'Appello Sportiva, in cui diciamo, si era chiesto in primo grado, una società aveva chiesto che venisse inflitta la perdita della gara a tavolino nei confronti ovviamente dell'avversario. Perché? Perché non era stato rispettato il protocollo, cioè all'inizio della partita non era stato consegnato il foglio con tutti diciamo, le dichiarazioni in materia Covid. In realtà poi questa richiesta è stata rigettata, perché si dice che non è tanto l'arbitro il soggetto quindi tenuto a verificare questi adempimenti in materia di rispetto del protocollo Covid, quanto piuttosto il delegato. Ve l'ho sintetizzata molto molto in modo molto molto semplicistico, però per farvi capire che già questa violazione dei protocolli inizia ad entrare nei tribunali federali, quindi ad essere oggetto di pronuncia della giustizia sportiva. Quali sono queste norme? Ecco, vediamo che l'intensa attività legislativa, quasi frenetica, ha comportato che oltre a delle vere e proprie norme di legge, si faccia spesso riferimento alle linee guida e alle FAQ. Poi, quindi è interessante, secondo me, vedere il valore giuridico di queste norme, perché se da un lato abbiamo quindi delle vere e proprie norme, quindi con carattere precettivo, in realtà si sta diffondendo molto l'utilizzo delle linee guida e delle FAQ, Frequently Asked Question. Allora, le linee guida sono nate, diciamo, in ambito medico come raccomandazioni, come consigli sulla scelta, diciamo, di modalità terapeutiche. Poi, al momento, quindi, del decreto Balduzzi sono state codificate. Però, in realtà, le linee guida non sono vere e proprie norme giuridiche, cioè non sono regole di diritto positivo, ma rientrano nel concetto di soft law. Cosa si intende? Che non hanno carattere coercitivo, non c'è un sistema sanzionatorio nel caso in cui non vengano rispettate. Però è importante capire questo, cioè spesso le linee guida sono richiamate da norme di diritto positivo, nel nostro caso dai DPCM. Quindi questa integrazione, in realtà, questo richiamo attribuisce, può attribuire carattere normativo anche alle linee guida che di per sé non sono frutto dell'attività normativa del Parlamento. La ratio ovviamente qual è? Quella di creare una disciplina flessibile in grado quindi di adattarsi all'evoluzione della realtà. Un altro strumento, ecco, molto molto utilizzato per quanto riguarda i chiarimenti sono le FAQ, cioè un sistema in pratica di domanda e risposta che vengono pubblicate sul sito del governo, in cui si simulano o comunque si ipotizzano delle domande sulle previsioni dei decreti ministeriali che potrebbero rimanere poco chiare. Quindi le FAQ nascono con un intento chiarificatore, però in realtà in alcuni casi o sono una mera parafrasi o hanno un valore deliberativo, quindi vanno oltre il loro significato. Che valore hanno le FAQ? Perché spesso anche, diciamo, dagli organi amministrativi vengono quasi utilizzate come circolari, no? Nei controlli cosa si fa? Si fa riferimento a cosa dice la FAQ. FAQ numero, si prende diciamo, la presunta domanda e presunta risposta che potrebbe essere fatta. In realtà però le FAQ non sono fonti del diritto, non hanno un valore giuridico e non hanno effetti vincolanti.
Quindi diciamo che spesso viene fatto un abuso, una stortura, perché si utilizza la FAQ in modo erroneo come fonte del diritto, quando invece non ha questo valore e non sono nemmeno un obbligo interno per gli uffici amministrativi, per gli organi amministrativi in sede di accertamento. Altra ipotesi di cui, altra diciamo situazione, fattispecie di cui tener conto è se il luogo sportivo, il contesto sportivo è un luogo di lavoro o meno. Perché? Su questo poi ci parlerà in modo più dettagliato il collega Martinelli. Allora, finora molte realtà sportive non configurano un contesto lavorativo. Perché? Perché se ci sono solo collaboratori sportivi che percepiscono, diciamo, i compensi sportivi, non è un luogo lavorativo, non è un contesto lavorativo. Quindi non trova applicazione l'indennizzo INAIL per l'infortunio sul lavoro. Ok? E ci sono varie circolari in cui comunque si scinde l'aspetto dell'indennizzo INAIL dal risarcimento per responsabilità da contagio. Ecco, alla ripresa, o meglio, più che alla ripresa, a distanza di pochi mesi, se in realtà entra in vigore la riforma, molte più realtà sportive potrebbero vedere applicate queste norme come contagio in contesto lavorativo, però forse non è così, il momento non è così vicino, come ci dirà il collega, non è così scontato. Allora, mi avvio alla conclusione di questo primo focus, Stefano, così poi diciamo l'altro focus sulla responsabilità online lo lascio nella seconda parte, perché almeno siamo un po' più dialogativi. Ecco, sempre diciamo su queste linee guida, come vi dicevo, è necessaria una specificità dei singoli sport. Bisogna tener conto che, come vi dicevo, ci sono più figure, più attori nel contesto sportivo, per cui viene presa in considerazione sia la figura del gestore, oltre al legale rappresentante dell'associazione, come soggetto che può incorrere responsabilità, ma anche quella dell'allenatore e dell'istruttore. Ok? Quindi questo diciamo poi lo tratterò per quanto riguarda la responsabilità online nella seconda parte. Quello che mi interessa chiarire per la responsabilità in presenza è che, come sappiamo, i precettori, quindi diciamo gli istruttori, devono fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, quindi di non aver potuto impedire il contagio. Questa è una prova, diciamo, abbastanza impegnativa, perché devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile, quindi una prova positiva. Quindi aver esercitato la dovuta vigilanza, in cosa si concretizza in questo caso? Nel dimostrare di aver rispettato il protocollo Covid e tutte le misure anticontagio. Un ultimissimo accenno lo volevo fare sulla tutela sanitaria, come diciamo si è evoluta in epoca Covid, perché secondo me sarà poi più o meno saranno questi i principi che troveranno applicazione anche alla ripresa. Bisogna fare riferimento ad una circolare del Ministero della Salute dell'inizio di quest'anno, che è stata emanata tenendo conto delle linee guida della Federazione Medico Sportiva. Perché? Perché questo diciamo cambia un po' la tutela sanitaria per attività agonistica e non agonistica. In che senso? Innanzitutto bisogna fare riferimento ad una dichiarazione che viene resa dall'atleta o dai genitori se minorenne riguardo all'essere stato positivo e guarito, o comunque essere sintomatico, oppure essere negativo e asintomatico non testato. Perché questa circolare del Ministero della Salute suddivide gli atleti in due gruppi, e ovviamente per i negativi e asintomatici la tutela sanitaria non cambia, quindi rimangono in vigore le norme in materia di attività agonistica e non agonistica, mentre ci sono delle novità e quindi delle modifiche per quanto riguarda gli atleti Covid guariti e sintomatici. Perché per questi soggetti, anche se diciamo l'idoneità è ancora in corso e la positività, quindi il contagio, avviene in questo momento, allora è necessario che ripetano la visita e abbiano un return to play, quindi abbiano una dichiarazione del medico di poter riprendere l'attività sportiva. Quindi anche se la certificazione è tuttora in vigore, la certificazione è valida, comunque non sono esonerati dal ripetere la visita di idoneità e ottenere quindi questo documento che gli consente di riprendere l'attività sportiva.
che è l'unico, diciamo, strumento di tutela della salute e di esonero da responsabilità per il legale rappresentante. Direi che con questo ho finito il focus sulla prima parte e l'altro lo lascio per dopo, così non annoio troppo la platea, la platea virtuale. Grazie Barbara, assolutamente tutt'altro che noioso, anzi direi un taglio pratico e necessario e utile. Provo io a fare un po', a dare anche il contributo, ma magari lasciando poi nelle mani dell'avvocato Martinelli, a mo' di sillogismo, no? Tesi, antitesi e poi la sintesi nelle sue mani. Io provo ad affrontare la questione invece della riforma, perché se vogliamo immaginare il periodo attuale in un'ottica di ripartenza, dobbiamo essere pienamente consapevoli che la situazione nella quale ci troviamo è una situazione assolutamente straordinaria, in senso letterale, proprio perché si sono cumulate due criticità incredibili, abnormi. La prima è quella di un'emergenza sanitaria mondiale, che è sotto gli occhi di tutti, inutile aggiungere altro, per la quale il legislatore ha messo in campo tutta una serie di interventi più o meno leggeri, più o meno invasivi nel campo dell'attività sportiva, ma comunque una serie di necessarie accortezze. Ed è quello che di cui ha parlato adesso fino ad ora l'avvocato Agostinis, che in un'ottica di ripartenza dovrà essere effettivamente la base. Quindi intanto un profilo di linearità e conformità sanitaria nella ripartenza in sicurezza, e questo è ciò che a noi interessa, ovviamente, perché lo sport, prima di tutto, soprattutto quello di squadra, a tutti i livelli, deve essere necessariamente organizzato in questo modo. Peccato che a questo problema, che sarebbe già di per sé di complessa gestione, si cumula un'altra stagione, anch'essa senza precedenti, quantomeno nel recente passato, perché è abbastanza evidente agli addetti ai lavori, ma non solo, che la riforma, che è giunta ad un punto sicuramente maturo, probabilmente per certi aspetti di non ritorno, che è stata appunto licenziata nell'ultimo periodo, è una riforma che arriva a conclusione di quella lunga cavalcata avviata nei primi anni 2000 e che da una parte è vero, effettivamente aggiorna, rende, contestualizza ad una dimensione sportiva completamente diversa nei numeri, nelle criticità, negli aspetti, nelle peculiarità dello sport quotidiano, ma dall'altra, come dire, aggiunge, mette un altro carico sulla complessità che gli operatori del diritto, con competenza e pazienza certosina, dovranno andare in qualche modo ad aiutare, assistere gli operatori sportivi, ma dall'altra inevitabilmente caricano sulle realtà sportive organizzate, che si trovano ad affrontare appunto ulteriori problematiche. In questo senso è direi che è interessante il mio primo passaggio. Vorrei approfondire un profilo di in qualche modo alcuni passaggi della riforma, in particolare quello che potrebbe essere l'impatto del vincolo sportivo, e poi fare alcuni cenni anche un po' per seminare magari elementi di, poi di dibattito, di discussione con i colleghi sul tema delle semplificazioni. Sul tema della riforma è un aspetto indubbiamente positivo, probabilmente non preso in considerazione come altri, ma non così scontato, è che i vari provvedimenti legislativi a partire dalla legge delega 86 del 2019, ma in particolare i decreti legislativi da 36 a 40 del 2021, di recente pubblicazione, fanno qualcosa che a mio avviso non è così scontato, e danno innanzitutto delle definizioni. Oggi abbiamo finalmente, in mezzo a titoli giornalistici, a sbrigativi inquadramenti, sono stati codificati alcuni concetti. Possono piacere, possono non piacere, ma il legislatore ha messo nero su bianco, e quindi si pensa ad esempio alla cosiddetta attività sportiva di base,
Si pensa ad esempio a un nuovo passaggio su quello che è l'attività sportiva amatoriale, ci sono alcuni articoli che vanno a dettagliare, a regolamentare e disciplinare anche quella tipologia di attività con una serie di criticità. Si pensi anche, a maggior ragione, finalmente alla definizione di dilettantismo. Sappiamo benissimo che fino ad ora, fino a anteriforma, la definizione di dilettantismo era una definizione a negativo, cioè riconoscibile alla legge 91 del 1981, quindi si parla di ormai 40 anni fa, tutto ciò che non è professionismo è dilettantismo. E questo è stato il modus procedendi caratterizzante tutta un'evoluzione e anche quello che sono stati i risultati che sono giunti poi davanti ai nostri occhi. Quindi un aspetto non così scontato, e credo che sia solo non un aspetto lessicale, non circoscrivibile solo ad un aspetto lessicale, ma anche sostanziale. Adesso dobbiamo cominciare a parlare più correttamente, così come a volte è capitato, no? In maniera gergale, amichevole, no? Di parlare sempre di società sportive, quando noi sappiamo benissimo che le società sportive in senso letterale devono intendersi solo specifici enti che hanno determinate caratteristiche giuridiche, civilistiche che noi vogliamo individuare. Quindi probabilmente anche un po' un richiamo da parte del legislatore, probabilmente inconsapevole o forse è stato fatto volutamente, questo non spetta a me, noi siamo operatori del diritto, anche questo è un effetto su cui dovremmo appunto riflettere. Ovviamente il passaggio, l'attualizzazione, un po' anche una cerniera, e qui provo intanto a lanciare su chi sicuramente ha molto da dire, con il binomio, con il terzo settore, con tutte le criticità che ci sono. Si parla appunto di questo connotato di volontariato. Lo sport, sappiamo benissimo, sta vivendo un periodo anche di contrasto emotivo interno, perché da una parte si sta parlando di una cosiddetta industrializzazione, si sta parlando di declinare, importare all'interno del sistema sportivo meccanismi che fanno parte di un mondo imprenditoriale. Si pensi alla questione della comunicazione, si pensa ai modelli gestionali, si pensa ai modelli contabili, si pensa ai profili della responsabilità, si pensa ai modelli dell'inquadramento, delle mansioni, tante tipologie di strutturazione che vanno in una direzione. Dall'altra si sta cercando di unire quello che è la base, cioè il volontariato. Volontariato che per definizione è la volontà, no? Come dire, quell'afflato spontaneo che un soggetto può avere di mettersi a disposizione magari per condividere non necessariamente uno scopo sociale inquadrato all'interno di una società sportiva, ma uno scopo sociale puramente associativo, la condivisione di uno scopo, di una cosiddetta mission. Questo è un po' il contrasto emotivo che si sta vivendo. In questo contrasto il terzo settore in qualche modo dovrebbe fungere un po' da contrappeso a quel processo di industrializzazione, di complessità, di specializzazione, probabilmente anche un po' esasperata, che però in un meccanismo, in un contesto di mercato sportivo, chi non si adegua probabilmente rimane indietro, e chi rimane indietro in un contesto già compromesso dalle difficoltà organizzative, gestionali, e ora anche una contrazione finanziaria, potrebbe avere ulteriori ripercussioni fino poi magari a soluzioni estreme, epiloghi che potrebbero essere anche ragionevolmente previsti. Allora, ecco che ci sono spinte, come dicevo, anche emotive nel mondo sportivo che devono essere necessariamente prese in considerazione. Spinte emotive che parlano anche di pari opportunità. Sappiamo benissimo, è l'Unione Europea e non solo, che spinge con politiche importanti, ma anche una questione di civiltà a offrire le pari opportunità, ma come è stato detto più volte in diverse occasioni, uno dei motivi probabilmente, forse quello che era stato usato in maniera più convincente per bloccare certa tipologia di professionismo, era la sostenibilità economico-finanziaria. E questa sostenibilità diventerà un po' anche il cavallo di battaglia, il punto chiave di una riflessione, perché se da una parte dobbiamo garantire, offrire diritti a determinati soggetti che
doverosamente svolgono una prestazione, dall'altra possiamo immaginare quelli che possono essere gli sviluppi, magari non necessariamente impedirli, perché ovviamente il mercato e non solo è il legislatore che poi detta le regole, però sicuramente provare in qualche modo a cercare di unire i vari aspetti potrebbe essere cosa non semplice. Uno dei punti chiave fra i molti della riforma, proprio perché la riforma è epocale, totalizzante, copre tutti gli aspetti possibili e immaginabili connessi allo sport, è anche la questione inerente al vincolo sportivo. Il vincolo sportivo sappiamo benissimo che fino ad ora è stato uno strumento, ovviamente noi non dobbiamo necessariamente ipotizzarlo sui grandi numeri, le grandi realtà organizzate, perché certamente sono strutture, architetture sportive molto importanti, molto organizzate, probabilmente con un gradiente di pianificazione e di programmazione tale che possa permettere comunque di ammortizzare e attutire colpi che magari possono anche essere imprevisti. Ma il vincolo sportivo, soprattutto su quello che oggi possiamo definire, può piacere o non piacere la definizione, sport di base, perché sport in tutto è sport, non, sport, probabilmente se fosse sport di base, evidentemente se è alla base non è una questione gerarchica, ma probabilmente anche un peso specifico, proprio perché è la base di tutto quello che è lo sport nazionale, perché potrebbe essere anche un'altra lettura lessicale, appunto, un'interpretazione della terminologia, è chiaro che il vincolo sportivo è anche però stato, con tutta una serie di aberrazioni, probabilmente a volte da parte di abusi, anche da parte di giocatori sportivi, intesi di enti, operatori nel mondo sportivo che magari avevano perso pienamente il senso di quello che stavano facendo, ma il vincolo sportivo non è stato altro che da una parte un meccanismo di tutela di quello che era una crescita personale dell'individuo, oltre che poi anche una possibile capitalizzazione, un riconoscimento del merito della formazione e della valorizzazione di quell'attività. Questo potrebbe essere una lettura ed è anche stato sicuramente in maniera con diverse declinazioni, anche un meccanismo di garanzia patrimoniale, di asset di stabilità da parte di enti sportivi. È vero che però leggere la riforma e mi riferisco in particolare al decreto legislativo che tratta l'articolo 31, direi che parlare di limitazione della libertà contrattuale dell'atleta come vincolo sportivo vuol dire già mettere nero su bianco, e si mette all'interno di un provvedimento legislativo, che si parla di una limitazione della libertà contrattuale, quando noi sappiamo che è una sorta di ossimoro rispetto a quel principio di autonomia negoziale che è previsto dal punto di vista civilistico. Quindi fino ad ora abbiamo tollerato, sopportato una limitazione contrattuale che solo oggi, chissà, forse il legislatore un pochino più qui ha calcato la mano, ha inteso sottolineare come una limitazione vera e propria alla libertà contrattuale. E allora, se il legislatore, anche in questo caso, e non poteva fare diversamente, dà un po' di respiro, rinvia, butta in là la palla e rinvia ogni questione al 1 luglio 2022, tra l'altro demandando alle federazioni di riferimento tutta quella che può essere la disciplina transitoria, con un'accortezza, perché l'accortezza è quella di cercare di prevedere dall'entrata in vigore fino al 1 luglio 2022. Ecco un altro motivo di ripartenza, un altro onere o un altro aspetto da prendere in considerazione per gli enti sportivi, di provare a diminuire progressivamente la durata massima del vincolo stesso. Questa è un'altra richiesta che fa il legislatore e che dovrà essere fatta da ora fino al 1 luglio 2022. Decorso il tale termine, il vincolo sportivo dovrà intendersi definitivamente abolito. Questo è ciò che dice la lettera del provvedimento. Quindi un vincolo sportivo, un legame contrattuale che fino ad oggi comunque aveva costituito un importante punto di partenza nell'attività, soprattutto per quanto riguardava appunto la sostenibilità economica, ma anche il meccanismo delle entrate, ma sicuramente anche uno strumento che era stato più volte messo a dura prova. Questo è un po' uno spunto di riflessione ulteriore, perché il vincolo effettivamente è un passaggio chiave.
Il secondo aspetto, poi magari ritornerò dopo, anche magari favorendo quella interazione dialogica la cosa, quindi nelle nostre intenzioni così è nata e così dovrebbe essere, un breve cenno anche alla semplificazione. Il legislatore, sempre avvenuto, ha inteso sempre, non solo in materia sportiva, parlo ovviamente non per i colleghi, ovviamente, ma per gli operatori dello sport, cercare di semplificare, non banalizzare, ma semplificare, perché evidentemente la mole legislativa e le cose da fare sono talmente tante di cui, e quindi il legislatore ex se si rende conto di dover semplificare. E nell'ottica di semplificazione, un passaggio che secondo me era molto importante. All'interno della legge delega 86 del 2019 era la semplificazione dell'ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti sportivi. Prima l'avvocato Agostini si è parlato di responsabilità. Capita spesso, anche questo webinar è organizzato in collaborazione con le scuole regionali dello sport delle Marche e della Toscana. E molto spesso è capitato, io parlo a titolo personale, nell'ambito di seminari organizzati in seno alla scuola regionale, di sentire enti sportivi che si preoccupano doverosamente dei profili di responsabilità. Oggi l'avvocato Agostini ha introdotto ulteriori profili connessi alla ripartenza e connessi in particolare al Covid, ma ancora sul tavolo rimangono tutti i dubbi e tutte le perplessità che c'erano prima del Covid. E quindi tutte quelle criticità e tutte quelle problematiche che mettevano paura e in qualche modo irrigidivano i dirigenti sportivi. Questo ancora, il problema sussiste ancora. La semplificazione doveva, nelle intenzioni del legislatore con la legge delega 86 del 2019, spianare la strada e semplificare. In parte così è avvenuto, perché nel decreto legislativo 39 del 2021 si fa proprio riferimento con un'apertura intanto all'inserimento all'interno del registro, che viene tenuto dal Dipartimento per lo Sport, dello Sport, non più il CONI, una serie di passaggi burocratici con l'iscrizione, con la presentazione di una domanda, con tutta una serie di ulteriori passaggi. Questo dovrebbe in qualche modo essere semplificato. La domanda che poi è una domanda ovviamente retorica, ma la rivolgo poi anche ai colleghi e poi riprenderò dopo, cedendo la parola all'avvocato Martinelli. È probabilmente il meccanismo che potrebbe far veramente dormire sonni tranquilli una semplificazione? Oppure in maniera anche più creativa si potrebbe immaginare magari altri strumenti legislativi o altri modelli che potrebbero essere importati all'interno del mondo sportivo per consentire ai dirigenti sportivi, e mi riferisco soprattutto a quel comparto volontario, a quel comparto riconducibile all'attività sportiva di base, che svolge magari attività di amatoriale, che possono consentire di appunto di stare tranquilli. Questa è una domanda che ci possiamo porre, una domanda retorica, magari poi dopo la possiamo anche riguardare insieme. Mi fermo qua e passo il testimone all'avvocato Guido Martinelli. Lo ringrazio in particolar modo, mi permetto personalmente, perché sono mesi che stiamo cercando di parlare, di sviluppare insieme un focus di questo tipo e sono personalmente onorato perché ho grande stima nei confronti dell'avvocato Martinelli, che è veramente un grandissimo esperto del settore. Prego, Guido, a te la parola. Grazie, grazie a voi di avermi invitato e sono particolarmente contento di essere qui. In teoria, quando abbiamo iniziato a parlare di questo incontro, il tema doveva essere la riforma dello sport. Dovevamo parlare della riforma dello sport. Tutti contenti, il 17-18 marzo va in gazzetta ufficiale la riforma dello sport, poi la doccia fredda, doveva entrare in vigore il 2-3 aprile, per cui che culo, detta in termini scientifici, gli facciamo il seminario proprio 2 giorni prima che entri in vigore la riforma, che bello, milioni di persone si stanno ad ascoltare, e poi in realtà, capito, la riforma è slittata al 1 gennaio 2022. Mi fa piacere pensare che questo slittamento sia figlio di due cose: una, della paura dei nostri commenti, capito, la vigilia dell'ingresso della riforma; l'altro, che il legislatore ha avuto il pudore di non far partire la riforma dello sport senza lo sport. Perché mi sarebbe piaciuto molto che fosse stata inaugurata una riforma dello sport a spot fermo. Ecco, credo che sarebbe stata la fotografia, capito, più bella. Quindi diciamo,
sport che va al 1 gennaio 2022. Ne parlo fra un minuto, però Stefano, non posso non raccogliere un paio di provocazioni tue. Mi avete visto mentre parlavi, capito che cercavo disperatamente lo statuto CONI e non ho fatto in tempo a trovare la parte che mi interessava, quindi vado un po' a memoria, potrei sbagliarmi. Vincolo, limitazione contrattuale. Bene, ma per parlare di limitazione contrattuale mi si deve dire che il contratto è il vincolo. E di limitazioni a cosa? Qual è il contratto di cui stiamo parlando? Perché se parlassimo di tesseramento, lo statuto CONI dovrebbe, chiedo conferma, correggetemi se sbaglio, avvocato Agostini, magari controlla tu se ricordo bene, l'articolo 26-27 del CONI dovrebbe dire che il tesseramento degli atleti rientra fra l'attività pubblicistica delle federazioni. E se il tesseramento degli atleti rientra fra l'attività pubblicistica delle federazioni, in realtà il tesseramento non è un contratto. In realtà il tesseramento è un'autorizzazione, è una licenza che viene rilasciata a un atleta di disputare un'attività sportiva in nome per conto capito di quel club per cui chi ha richiesto la licenza. Sicuramente affiliazione, sì. Mi confermi che il tesseramento rientra fra... Adesso non l'ho rivisto, ma mi ricordo che tesseramento e affiliazione, adesso lo vado a vedere per scrupolo, però mi ricordo tesseramento e affiliazione. Infatti, allora, visto che mi ricordo anch'io, allora a questo punto, primo dato, attenzione, il tesseramento è atto pubblicistico e atto privatistico. Perché è un'altra di quelle cose su cui il decreto, secondo me, prende una topica, con tutto il rispetto, mi assumo la responsabilità di quello che dico, quando parla che il tesseramento ha finalità associativa. Il tesseramento non ha finalità associativa. Il tesseramento, capito, è esclusivamente, capito, un'autorizzazione. È la licenza di caccia, licenza di pesca. Io per andare a pesca, per andare a caccia, ho bisogno della licenza. Per poter giocare a pallacanestro ho bisogno di tesserarmi per una federazione, per la Federazione Italiana del Pallacanestro. Quindi, in questa logica, già parlare di limitazioni contrattuali mi sembra, capito, fuorviante. C'è qualcosa che non mi quadra, così come non mi quadra il fatto che per giocare si faccia un contratto, si gioca per passione. C'è un'altra di quelle cose, capito, che a me agita molto parlando di queste cose, capito, è che improvvisamente da nessuno che era tutelato, con questa riforma sono tutti tutelati, sono tutti sotto contratto. Beh, calma un attimo. E a questo punto poi... L'ultima provocazione, poi torno nei miei ranghi e vado negli argomenti che avevamo convenuto, perché altrimenti poi dopo, capito, esplodo e non se ne viene più fuori. Ma almeno per un anno il tesseramento può durare. Cioè, perché a questo punto il vincolo almeno per un anno, per una stagione sportiva, il signor legislatore ce lo vuole mantenere, perché non credo che si possa prevedere un campionato in cui i giocatori cambino squadra, capito? Cambiano squadra ogni settimana. Peccato che Guido, scusami se ti interrompo, ci sono anche attività sportive che non hanno, vanno ad anno solare, quindi vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi che cosa succede? Cosa succede a metà anno non si sa. Quindi siamo veramente in una situazione, capito, che probabilmente qualche riflessione ulteriore anche sul discorso del vincolo. Ma attenzione, non solo per l'aspetto economico, anche per l'aspetto tecnico. Per la fortuna della pallacanestro ho smesso di allenare molto presto, ma e quindi diciamo non ho sicuramente una cognizione tecnica, ma pensate a un ragazzo che dai 14 ai 19 anni, che sono i 5 anni in cui formi un atleta, va nelle mani di 5 allenatori diversi. Cioè rischiamo veramente di non c'è solo un aspetto patrimoniale o economico, o non c'è solo un diritto soggettivo quando parliamo, capito, di vincolo di tesseramento, ma c'è anche un problema di tutela dello sport nazionale o di formazione dell'atleta. Quindi assodato che ci porterebbe lontano questo discorso, quindi mi interrompo giusto per fare qualche chiosa, capito, alla tua relazione, vado nel mio settore. Tutti sanno che mi occupo di lavoro sportivo da sempre, tutti sanno che da sempre ho sostenuto che l'articolo 67, primo comma, lettera M del TUIR fosse una norma pericolosa, proprio perché non garantiva tutela ai lavoratori. Detto questo, facciamo un gioco. Prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro.
torniamo al 2005 e invito tutti i nostri ascoltatori ad andarsi a leggere prima il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e poi andarsi a leggere la circolare 13 dell'agosto 2006 dell'allora EMPALS, che andava a commentare proprio l'articolo 67, primo comma, lettera M del CRI. E cosa si ricaverebbe dalla lettura di questa circolare? Che già nel 2006 l'EMPAS dichiarava, attenzione, che ad esempio l'istruttore sportivo, facciamo questa che è la figura, diciamo così, di maggiore interesse, l'istruttore sportivo poteva configurare rapporti di lavoro autonomo e rapporti di lavoro subordinato, ma che comunque avrebbe dovuto pagare i contributi previdenziali o per il lavoro autonomo o per il lavoro subordinato. Chi poteva prendere l'articolo 67, chi poteva prendere gli attuali compensi sportivi, gli attuali compensi fino a 10.000, allora si parlava di 7.500, tutti quelli che non lavoravano nello sport, tutti quelli che lo facevano per diletto, tutti quelli quindi che effettivamente non avevano nell'attività sportiva dilettantistica la fonte primaria del loro reddito. Tant'è che io e l'avvocato Castinis, quando andavamo a fare i seminari all'epoca, dicevamo il compenso sportivo può essere riconosciuto a quelli che non lavorano nello sport, a quelli che non hanno come causa del rapporto dell'attività sportiva, capito, un'attività lavorativa, ma hanno bensì un'attività endoassociativa, cioè io faccio queste cose per raggiungere finalità dell'associazione, in cambio l'associazione mi riconosce un qualcosa. Quindi per i lavoratori, per coloro i quali invece prestavano questa attività a tempo pieno nell'ambito dello sport, o comunque in via principale, anche se non a tempo pieno, si pensava che già da allora si potesse parlare di lavoro autonomo o di lavoro subordinato. Solo dal 2014, diciamo così, proprio capofila una sentenza della tua Corte d'Appello, Stefano, della Corte d'Appello di Firenze del 2014, iniziamo ad avere una giurisprudenza confortata anche poi da una serie di documenti di prassi amministrativa. Ricordiamo qui fra la famosa circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per la prima volta cosa si fa? Sulla base di una serie di considerazioni che magari in un secondo giro possiamo rinfrescare, ma che in questo momento ometto, si dice esiste una tipologia di prestazione di lavoro tipizzata dall'articolo 67 primo comma lettera M, quindi non è vero che con l'articolo 67 primo comma lettera M io possa riconoscere un compenso solo a chi lo fa per diletto, lo posso riconoscere anche ai lavoratori, perché questa prestazione comunque per la sua natura è una prestazione che è autonoma, atipica rispetto alle prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Questo tipo, diciamo così, di configurazione aveva poi avuto anche la ciliegina legislativa nel 2018 con appunto la qualificazione per la parte eccedente come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di questo tipo di attività. Poi arriva la riforma. Prima abrogando la vecchia riforma Lotti e poi arrivando legge delega 2019, decreto delegato 36. Ma cosa fa la legge delega 2019? E perché è preoccupante? E perché sto parlando adesso di una norma che in teoria dovrebbe entrare in vigore fra un anno e qualche mese? Perché in realtà non vi è dubbio a questo punto che il decreto 36 sia un decreto di natura interpretativa, non è un decreto innovativo, e ve l'ho dimostrato dicendo che proprio nel 2005 e nel 2006 si dicevano esattamente le stesse cose che dice il decreto 36, cioè che il rapporto poteva essere di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Ma se il decreto 36 ha natura interpretativa, il problema che si pone qual è? Oggi come oggi, un magistrato che fosse eventualmente chiamato a giudicare una causa di lavoro potrà dire che il lavoro sportivo dilettantistico, oggi quindi 20, 31 marzo, domani
10 maggio 2021. Potrei dire che il lavoro sportivo dilettantistico è una fattispecie atipica, autonoma e distinta dal lavoro autonomo e dal lavoro subordinato, quando non solo il decreto delegato, che se vuoi può ancora entrare in vigore, ma la legge delega, che invece è in gazzetta ufficiale, ha previsto che esiste un'unica figura di lavoro sia per lavoro autonomo che per lavoro subordinato. E quindi siamo proprio certi che la giurisprudenza eventualmente chiamata a giudicare un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico anche in questo interregno, anche in questo periodo provvisorio che va dalla riapertura fino al 1 luglio 2022, non ritenga invece interpretabile in via analogica, capito, quel decreto, e quindi ritenga che le collaborazioni ex articolo 67 in realtà siano già da oggi riconducibili solo a una sfera di non lavoro. Questo è il primo dubbio che vi metto sul tavolo. Ma purtroppo non finiscono qui i dubbi. Perché c'è un'altra chiave di lettura, a mio avviso, capito, del problema, che mi fa altrettanta paura, tipo quella che vi ho appena esposto. Perché fino adesso, noi che operiamo, io opero quasi esclusivamente al 99% nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, ci siamo sempre, fino ad oggi, bellamente disinteressati dalla legge 91, partendo su un presupposto, che la legge 91 è una legge speciale e quindi, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi del Codice Civile, come legge speciale non è suscettibile di interpretazione analogica. E quindi io a questo punto, dal mio punto di vista, dico, a me della legge 91 non me ne può fregare di meno. Ma attenzione, perché adesso si è posto un altro problema. Il problema che si è posto qual è? È che non esiste più una tipologia di lavoro professionistico fatto dalla legge 91. È un ipotetico, con tutte le valutazioni che abbiamo fatto prima, lavoro dilettantistico fatto dall'articolo 67, primo comma, lettera M del TUIR. Adesso esiste, ma esisteva già dalla legge 86, quindi non guardate il decreto delegato, guardate anche la legge 86, un unico rapporto di lavoro sportivo che si declina come rapporto di lavoro subordinato, scusate, che si declina come rapporto di lavoro professionistico o si declina come rapporto di lavoro dilettantistico. Ma se è un unico rapporto di lavoro e se a questo punto per l'attività sportiva professionistica, continuando a scimmiottare la legge 91, il legislatore presume rapporto di lavoro subordinato, a questo punto, stante anche l'insegnamento della nostra Corte Costituzionale che prevede l'indisponibilità del rapporto di lavoro subordinato, a questo punto tu come pensi di poter configurare l'atleta dilettante? Allora, adesso ti faccio un esempio e rimango nella mia pallacanestro, così facciamo un po' di pubblicità, capito, nello sport. A1, non so se quest'anno faranno o non faranno le retrocessioni, ma ipotizziamo che la 1 professionistica abbia una retrocessione. Quindi c'è una società professionistica che diventa dilettantistica. Quindi c'è un atleta che era subordinato. Bene, l'atleta che era subordinato nella stagione 2021. Nella stagione 21-22 ha il coraggio di dire che con questa legge 86 già aperta e col decreto delegato, capito, che entra in vigore fra un anno, abbiamo il coraggio di dire che non sia subordinato? Che quindi è una ratio completamente diversa da quella del professionismo, nel momento in cui la legge mi ha detto che non esiste un unico tipo di lavoro. Perché questo è il problema. Il problema vero è che adesso esiste un solo rapporto di lavoro sportivo, che è quello declinato dalla legge. E quindi il vero problema, capito, da cui noi dobbiamo partire, è che non possiamo più dire i professionisti sono lì, non ce ne frega niente, roba dei professionisti, perché una legge speciale non si interpreta analogicamente e quindi, capito, io non ho conseguenze
di quello che c'è scritto nella legge 91, io dilettante. Ma adesso non è più così. Adesso la legge 91 è abrogata, o meglio, sarà abrogata correttamente. Adesso diciamo quello che può accadere in via interpretativa adesso, a maggior ragione dal primo luglio 2022. Dal primo luglio 2022, capito, la legge 91 è abrogata. Quindi voglio ridere nel pensare, capito, che un atleta che era professionista un anno, l'anno dopo, solo perché è retrocesso di categoria, possa improvvisamente dire non è più lavoratore subordinato. Perché non c'è più la subordinazione. Capperi era presunta prima, fa la stessa cosa. Fai fatica a dire che il legislatore, per fare le stesse cose, addirittura in molti casi magari era un contratto pluriennale, quindi era lo stesso tipo di contratto, è molta fatica. E in più, e con questo non ho controllato l'orologio, quindi non so se sono andato fuori, se sono troppo lungo o meno, se sono troppo lungo di taglia, capito, io taglio, non ti preoccupare. Allora, l'altro problema, capito, l'altro problema che si pone è che comunque l'altra criticità è che non solo non è stata tipizzata come attività sportiva dilettantistica, capito, così come auspicavamo, così come credevamo, così come speravamo noi tecnici, diciamo, del settore la prestazione sportiva dilettantistica, ma si è lasciato ampio spettro, capito, a tutte le varie collaborazioni. Quindi si è detto, può essere lavoro autonomo, può essere lavoro subordinato, può essere collaborazione coordinata e continuativa, può essere collaborazione occasionale. Quindi già questo fatto, capito, è indice potenziale di contenzioso. Perché ogni volta, capito, devi andare a identificare. È vero, dice che possiamo andare a certificare questi rapporti di lavoro. Ok, ma queste certificazioni io le devo andare a fare con le organizzazioni più rappresentative delle categorie. Bene, chi sono le organizzazioni più rappresentative delle categorie oggi? Io vedo tante sigle sui social, di cui ho il massimo rispetto di tutte, ma faccio fatica a dire che questa è più rappresentativa di quell'altra. E quindi chi sono? CGL, CISL, UIL? Abbiamo fatto entrare i sindacati nello sport? Forse anche giusto così, però non dobbiamo essere consapevoli. Ma facciamo due ultime considerazioni, poi giuro taccio. La prima è questa. Collaborazioni coordinate e continuative, e quindi tutti si stanno lanciando, capito, in questo ragionamento, però attenzione, con abrogazione del punto 4 del comma 2 dell'articolo 2 del Job Act. Quindi questo cosa significa? Che in tutti quei casi in cui la collaborazione è fatta con tempi e modi decisi dal datore di lavoro, decisi dal committente, comunque anche in assenza di subordinazione si applicano le norme del rapporto di lavoro subordinato. Quindi anche la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che possano, diciamo, reggere a un eventuale contenzioso è estremamente sporadica, o sono estremamente limitati i casi in cui questo potrà avvenire. E quindi di fatto dobbiamo rendere conto che il rischio che porta questa riforma, il rischio che la maggior parte diventino lavoratori subordinati oppure debbano assumere partita IVA, è un rischio assolutamente, assolutamente reale, assolutamente, capito, da tenere presente. Ho ancora qualche minuto? Poi casomai mi zittisco. No, no, Guido, dai, tranquillo, non abbiamo, ma finisce. Rinuncio al secondo giro. No, non c'è, vai avanti tranquillamente. Poi, allora, altra cosa. Il legislatore identifica alcune figure tipizzate. Quando parla di dice che i lavoratori sportivi sono atleti, e fin qua è pacifico, istruttori, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici, già sui direttori tecnici un po' meno, direttori sportivi. E fa anche una declaratoria di direttori sportivi. Ma allora a questo punto io mi chiedo, in un caso di questo genere, prevale la definizione o prevale il contenuto?
Cioè io direttore sportivo che faccio un'altra cosa, rientro comunque nel campo di applicazione di questa legge? O io segretario o dirigente accompagnatore che faccio le funzioni che la legge prevede per i direttori sportivi, rientro nel campo di applicazione di questa legge? Ma in più, cosa accade? Che nel momento in cui abbiamo, diciamo così, impedito che si sviluppasse l'idea di una fattispecie tipizzata di lavoro sportivo dilettantistico, le conseguenze noi non le abbiamo solo nelle figure tipizzate, ma le abbiamo anche nelle altre figure a cui fino adesso abbiamo applicato il contratto. Penso alla segretaria. Allora, la segretaria, capito, che ha orari, eccetera, che fino adesso avevamo inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, potrà evitare il rischio di diventare lavoratrice subordinata? Boh. X. E questo è un altro dei problemi. Quindi, come vedete, non sto entrando sul discorso dei costi, anche perché credo che le aliquote che dovremmo applicare le sapremo soltanto il 1 luglio 2022, cioè su questo credo ci sarà un lavoro molto grosso, quindi continua a rimanere necessariamente, capito, su macro argomenti, perché credo che l'unica cosa certa da cui dobbiamo partire e che comunque ci dimenticheremo di continuare a gestire le risorse umane nello sport così come abbiamo gestito fino adesso. Ecco, credo che il messaggio che veramente vorrei che i nostri ascoltatori recepissero, al di là del pago il 10% in più, pago l'11% in più, pago il 3% in più, al di là di questo, che ripeto, in questo momento è impossibile rispondere. Non fate il quesito, ma se io lavoro lì poi faccio là, perché in questo momento non è cattiveria. Ripeto, la legge sarà stravolta, ma ci sono alcuni punti che non verranno toccati. Uno di questi punti è proprio questo. Quindi comunque il lavoro, capito, andrà in questa direzione. E quindi dobbiamo iniziare, capito, a porci questo punto. Ultimissima chiosa, e poi chiudo veramente. Un'altra di quelle cose incredibili di questa legge è che chi l'ha scritta era convinta che nello sport si applicasse solo l'articolo 67. Quindi l'ha scritta dimenticandosi completamente che invece in realtà, seppur per numeri non importanti, ma altrettanto non per numeri trascurabili, abbiamo istruttori che hanno la partita IVA e che quindi, capito, fatturano. Abbiamo lavoratori, anche istruttori, ma lavoratori che sono stati regolarmente assunti dal loro centro sportivo. Bene, cosa accade? Allora, ad esempio, tu me lo insegni, Barbara me lo insegna, la legge di bilancio di quest'anno ha stanziato 50 milioni di euro a parziale decontribuzione, capito, sulla riforma del lavoro sportivo. La gente dice, beh, non c'è la riforma del lavoro sportivo, allora a questo punto, capito, a questo punto chi se ne frega, li abbiamo guadagnati per un altro anno. Ma attenzione, proviamo a pensare invece alle società sportive, agli istruttori che fino adesso magari sono stati gli unici che hanno seguito l'aspetto prudenziale e che rischiano di rimanere con molti iniziati. Così come un'altra cosa simpatica, sempre in questa logica, seguendo questo ragionamento, noi da cosa l'abbiamo? Per quello che riguarda sia, diciamo, le esercenti altre professioni, quindi le partite IVA, sia per quello che riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, abbiamo, in questo, bontà sua, il legislatore ci è venuto incontro, un progressivo aumento delle aliquote con il passare degli anni. Cioè si va a regime nel giro, capito, di 3 anni. Le aliquote si incrementano nel giro di 3 anni. Bene, ma chi ha già la partita IVA potrà utilizzare le aliquote ridotte per il 2022 e per il 2023 o dovrà continuare ad applicare le aliquote attuali che sono le aliquote, capito, massime? Ti lascio con questa domanda, spero che magari qualcuno ci risponda. Grazie. Grazie Guido. Domande interessanti, ma provo io a
darti un'altra Vedevo che ridevi sotto i baffi. No, ridevo perché effettivamente le problematiche sono tante. Ridevo semplicemente perché da un certo punto di vista lo scopo con cui abbiamo fatto questo webinar, questo evento divulgativo, abbiamo detto dall'inizio, si parla di ripartenza, no? Sembra quasi no, di voler quasi no, far desistere perché ci sono altre problematiche. Infatti mi piacerebbe magari nella seconda parte provare in maniera, come dire, coerente con quello che ci eravamo prefissati all'inizio, provare a dare anche magari qualche risposta, qualche accortezza, mi rivolgo soprattutto agli operatori dello sport, per ripartire in mezzo no, a questo mare magnum. No, più che altro riflettevo sul fatto, permettimi Guido, anch'io faccio una considerazione, sul fatto di come il legislatore si muoverà. Ecco, io credo nei prossimi mesi, credo che ci sia stata sicuramente un'accelerata, quasi un'impennata, per ovvi motivi di scadenza. Probabilmente alcune cose sono state chiuse velocemente, frettolosamente, altre la palla, come dicevo prima, è stata buttata in là. Io credo che inevitabilmente, non so con quale tempistica, perché comunque sia, in ogni caso, nel momento in cui il legislatore si rimetterà, avrà tempo per rimettersi e occuparsi del mondo dello sport, sarà comunque sia probabilmente un momento sbagliato che sarà sottoposto a critica, perché come si diceva prima, le stagioni agonistiche non è che tutte funzionano da agosto, settembre fino a giugno, luglio dell'anno successivo, ci sono scadenze fiscali, ci sono scadenze di diverso tipo. Quindi sicuramente non sarà facile ritornare ad aggiustare il tiro, perché inevitabilmente, ecco, questa è una prima puntata, possiamo dire quasi, di quella che potrà essere la ripartenza, perché inevitabilmente ci saranno degli scossoni e degli aggiustamenti. Riflettevo anche su questo e mi sembra necessario. Io, se non hai altro, da aggiungere, passerei, così come avevamo detto inizialmente, per questo secondo round, sia per quel focus che Barbara aveva proposto in apertura, e poi magari anche per ulteriori nostre considerazioni, anche in fase proprio di dialogica, ecco, magari anche con delle risposte positive, perché credo che comunque sia lo sport inevitabilmente ritroverà nuovi equilibri, nuovi riassestamenti. Credo che camaleonticamente parlando si riadatterà alla situazione. Probabilmente, ecco, con qualche suggerimento, con qualche dritta, alcune problematiche potrebbero essere evitate. Magari qualcosa potrà venire fuori anche dopo. Mi chiedo, taccio anch'io, come dice l'avvocato Martinelli. Passo la parola a te, Barbara, prego, per la prosecuzione. Grazie Stefano. Sì, questa seconda parte, come dicevo, non ho preparato le slide, è più discorsiva, quindi cercherò di dare risposte, soprattutto su un argomento che avevamo ipotizzato, e cioè questa didattica a distanza, diciamo attività sportiva a distanza, perché ormai ci siamo abituati a tutto quello che è online, no? Dall'e-commerce alla DAD, sicuramente anche lo svolgimento dell'attività sportiva avverrà in parte almeno a distanza. Perché? Perché questo consente di continuare la fidelizzazione. E allo stesso tempo quindi garantire di svolgere attività sportiva anche nel caso di ingressi contingentati, perché sicuramente soprattutto in una prima fase della ripresa dovremo convivere con questo, no? Con degli ingressi contingentati, quindi non ci sarà più la possibilità di far accedere tutti coloro i quali vogliono l'impianto sportivo, ma quantomeno una parte, un gruppo svolgerà attività a distanza. Quindi, per quanto riguarda questo svolgimento di attività a distanza, diciamo, dobbiamo prestare attenzione soprattutto a due aspetti, perché, come dicevo all'inizio, attività, lezioni, quindi sportive a distanza, vengono fatte con molta facilità, spesso anche troppa, perché, bisogna tener conto che il contesto è diverso, cioè un conto è svolgere attività sportiva in presenza presso l'impianto sportivo sotto la vigilanza e sorveglianza dell'istruttore, un conto è svolgerlo a casa, presso la propria abitazione, in completa autonomia, in una zona anche che può presentare un livello di sicurezza più basso rispetto all'impianto sportivo. La norma di riferimento, come sappiamo, è l'articolo 2048 per quanto riguarda la responsabilità dell'istruttore, che prevede appunto una responsabilità degli insegnanti e precettori, perché la norma è del 1942, quindi è un italiano un po' arcaico, che è stata contestualizzata in istruttori e insegnanti di disciplina per incarico pubblico o privato. Quindi fondamentalmente si applica a due gruppi di persone, docenti di educazione fisica per incarico pubblico
e istruttori tecnici allenatori per incarico privato. C'è, per quanto riguarda la responsabilità, un'inversione dell'onere della prova, quindi se si verificano degli incidenti, degli infortuni, è l'istruttore che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile. Per quanto riguarda il contesto sportivo, perché invece per quanto riguarda il contesto scolastico, è vero che questa norma è stata riferita anche ai docenti di educazione fisica, però trova applicazione anche l'articolo 1218. Questi sono passaggi un po' tecnici, quindi mi scuseranno i dirigenti. In pratica c'è già una presunzione di responsabilità in capo quindi al docente o all'istruttore. Perché richiamo il 1218 anche per gli istruttori e per i docenti di educazione fisica? Perché ci sono quindi delle sentenze della Cassazione, quindi importanti, giudice di legittimità all'ultimo grado del processo, che dicevo fa riferimento al 1218, in quanto con la domanda di iscrizione dei ragazzi a scuola, quindi con l'ammissione dell'allievo a scuola, c'è un vincolo negoziale, in questo caso, da cui deriva un obbligo dell'istituto non solo di garantire e curare quindi la formazione scolastica, quindi la preparazione, ma anche un obbligo di vigilare sulla sicurezza. Il fatto che ci sia una presunzione di responsabilità in capo al docente di educazione fisica, all'istruttore o all'allenatore comporta che, come vi dicevo prima, se si verifica un infortunio o un incidente, è l'istruttore che deve liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile. Quindi una prova positiva. Non pote diciamo che la legge parla di non aver potuto impedire il fatto, quindi prova negativa che poi si trasforma invece in una prova positiva, cioè dimostrare di aver fatto tutto il possibile, dimostrare di aver esercitato la vigilanza adeguata, la sorveglianza adeguata. Ma questo obbligo quindi di vigilanza e di sorveglianza può esercitarsi anche a distanza? È consentito, diciamo, la stessa, l'istruttore può di fatto esercitare la stessa sorveglianza, quindi garantire la stessa sicurezza agli allievi o no? Bisogna, porre l'attenzione su due aspetti, la sicurezza, quindi aspetto della, tutela assicurativa e, della tutela antinfortunistica, tutela sanitaria. Questo perché innanzitutto noi abbiamo due tipologie di lezioni a distanza, cioè dei video standard che vengono forniti, vengono erogati al pubblico, quindi senza conoscere la platea degli utilizzatori. Una prima situazione che quindi è quella in cui bisogna porre particolare attenzione perché non si conosce la platea, quindi non si conosce, diciamo, non si conoscono le abilità sportive di coloro i quali poi svolgeranno attività sportiva. E un'altra situazione che è più frequente, che è quella in cui o l'associazione sportiva svolge attività a distanza per i propri tesserati o la scuola verso i propri allievi. In questo caso, sicuramente sia il docente di educazione fisica che il tecnico, l'istruttore, conoscono le abilità dei propri allievi, quindi sono in grado di valutare, di sapere se gli esercizi proposti sono adeguati o meno. Ma rimane un aspetto, che è più insidioso e che può costituire il presupposto in realtà di incidenti o di infortuni, e cioè la sicurezza del locale in cui si svolge l'attività. È questo che l'allenatore e il legale rappresentante dell'associazione devono porre particolare attenzione. Perché? Perché, soprattutto nel caso di minorenni o comunque di allievi in tenera età, svolgono l'attività sportiva in un locale che potrebbe non essere sicuro. Quindi siamo così certi che il docente di educazione fisica o l'istruttore sia in grado di esonerarsi da responsabilità? Molto probabilmente in questo caso in cui il contesto di svolgimento dell'attività sportiva non è un contesto tipico, come dicevamo, quindi con tutte le cautele necessarie. È opportuno che il docente, quindi l'istruttore, innanzitutto fornisca all'inizio della lezione, all'inizio quindi dell'attività sportiva, un'adeguata informazione circa il dovere di prestare attenzione alla sicurezza del locale, alla sicurezza del contesto e,
Verifichi altresì la copertura assicurativa, cioè se la copertura assicurativa della propria associazione, della società sportiva, copre anche eventuale modalità quindi di svolgimento dell'attività sportiva a distanza e quindi gli infortuni. Altro profilo riguarda la tutela sanitaria. Perché soprattutto quando diciamo le lezioni vengono svolte al pubblico, quindi non solo verso i tesserati, ma verso chiunque voglia partecipare, si pone il problema della tutela sanitaria, cioè l'allenatore, l'istruttore che predispone un programma di allenamento può non essere quindi a conoscenza non solo delle abilità, ma anche delle condizioni di salute del pubblico, dei fruitori. E quindi questo è un altro aspetto di cui tener conto. Questo particolare aspetto pone meno problemi per quanto riguarda il dirigente, il legale rappresentante dell'associazione, che dovrebbe essere a conoscenza delle certificazioni sanitarie dei propri atleti. Però c'è un però, cioè siamo in epoca Covid, quindi anche la tutela sanitaria, come abbiamo visto prima, ha subito quindi delle modifiche, dei cambiamenti. Per cui è vero che il presidente o comunque il legale rappresentante dell'associazione oppure l'istruttore allenatore sa, conosce la data di scadenza della certificazione sanitaria dei propri atleti, ma potrebbe non essere a conoscenza di una positività degli atleti, quindi potrebbe far rischiare di far consentire lo svolgimento di attività sportiva anche a chi non è in regola, come abbiamo detto prima, con il return to play, cioè con la dichiarazione di prosecuzione dell'attività. Potrebbe esserci quindi un gap, cioè bisogna stare molto attenti a questo passaggio intermedio. Ovvero non basta in questa fase essere a conoscenza della data di scadenza della certificazione sanitaria, ma bisogna trovare il modo di acquisire anche la dichiarazione di, non dico buono stato di salute perché è sbagliato, però quell'autodichiarazione di cui parlavamo prima, in cui l'atleta dichiara se è stato positivo ed è guarito oppure se è sintomatico, perché in questo caso l'atleta rientra nel gruppo 1 di cui abbiamo parlato prima e quindi potrebbe dover avere un'ulteriore visita della tutela sanitaria. Quindi diciamo che per sintetizzare e concludere, per quanto riguarda le lezioni online, è vero che sono un buono strumento per continuare la fidelizzazione, continuare il rapporto con i propri tesserati, con gli allievi o con i clienti nel caso di società sportiva, però deve essere svolta con cautela, cioè bisogna prestare attenzione a due aspetti: sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività sportiva, perché abbiamo detto non è un contesto tipico, quindi non è un contesto a norma, perché si svolge prevalentemente nell'abitazione nella maggior parte dei casi. Poi altro aspetto di cui far riferimento è la tutela assicurativa, cioè verificare questo per la scuola, ma soprattutto per i sodalizi sportivi, verificare che la copertura assicurativa si estenda anche a queste nuove modalità di erogazione dell'attività sportiva. Ecco, questi suggerimenti per la ripresa in sicurezza. Ok Barbara, grazie davvero. Più che altro effettivamente non sappiamo quanto ancora durerà questa situazione, ovviamente ci auguriamo che si definisca nel minor tempo possibile, però effettivamente anche se i tempi per la scuola vanno a concludere, vanno verso l'estate, però si potranno riaprire magari ulteriori criticità. In un'ottica appunto propositiva si parlava, no? Mi è capitato in questi giorni di parlare anche con alcuni addetti ai lavori, ma quando ripartiremo, quando ci faranno ripartire? Più una chiacchierata da bar, più che non voglio abbassare il livello qualitativo della cosa, ma la voglio provare a contribuire a dare appunto quel tono dialogico che ci eravamo prefissati. E parlando con questi addetti ai lavori, l'idea era appunto quella di ipotizzare magari che con il piano vaccinale ed altro, probabilmente verso la fine di maggio, ragionevolmente, alcune situazioni possono sbloccarsi. Quindi vuol dire, in pratica, cominciare a parlare oggi, 31 marzo, di quello che potrebbe essere un'attività estiva. Un'attività estiva, penso un'attività ludica, penso un'attività di campi solari, sappiamo benissimo, soprattutto il mondo sportivo sui campi solari ha molto investito ed è uno dei momenti chiave nel corso della stagione, sempre per quell'attività sportiva di base, e probabilmente, anzi sicuramente, quelle accortezze
leggevo fra i commenti, Barbara, qualche partecipante chiedeva la condivisione delle tue slide, perché effettivamente sono estremamente chiare e riescono a chiarire quelli che sono alcuni adempimenti o quantomeno alcuni punti di ripartenza che dovranno essere tenuti in considerazione per quella tipologia di attività, perché ci sarà l'attività sportiva agonistica che dovrà ripartire ragionevolmente a tutti i livelli, più ci sarà anche l'attività sportiva cosiddetta di base che magari comincerà nuovamente a rifarsi viva. Già in questo periodo si assisteva, no, in qualche modo con tutta la serie di correttivi, di aggiustamenti, qualcuno anche più creativo aveva trovato anche altre soluzioni, però ecco, se davvero dovesse essere così, oggi stiamo parlando di come poter ripartire sotto il profilo della ripartenza in ottica di sicurezza sanitaria. Sicuramente quanto tu ci hai detto, Barbara, è sicuramente fondamentale, così come del resto per quanto riguarda la didattica. Io provo a mettere altri argomenti, ma magari proprio per favorire, no, uno scambio che mi piacerebbe molto fare con voi. Mi viene il dubbio che, continuando di questa lena, si ponga prima o poi la necessità di un testo unico, perché comincia a essere una quantità normativa ancora chiara, definita, determinata, però comincia a essere abbastanza frastagliata. Non so se poi magari sarà quello come dire, la panacea di ogni dubbio, di ogni interpretazione, un possibile scamotage in ottica, no, di previsione fra un anno, magari per cercare di aggiustare ulteriormente il tiro. Penso anche alle politiche comunitarie, perché oggi si parla appunto di fondi a disposizione, da capire come possono essere declinati, se direttamente o indirettamente nello sport, indirettamente inteso mettendole direttamente nelle tasche degli sportivi oppure facilitando direttamente il mondo dello sport. Questo è un altro punto di vista che non è ancora ben chiaro come potrà operare, strategie europee anche intese come politiche, perché questi provvedimenti, a mio avviso, tengono in considerazione un po' una visione domestica, quella che è la nostra situazione. L'unico slancio effettivo e concreto che viene fatto in avanti in una scala un pochino più ampia, internazionale, è la parità di diritti. Come dicevo, l'Unione Europea e non solo, che spinge da tempo in questo senso, la pari retribuzione e le pari opportunità, però ecco, per il resto sono provvedimenti totalmente nazionali, no? Domestici. Da capire poi come potranno essere eventualmente ulteriormente armonizzati con provvedimenti invece di provenienza comunitaria e non solo. Mi pongo anche un problema ulteriore, se magari possano avere reviviscenza o nascere nuove forme organizzative. Ad oggi, ed è stato messo nero su bianco, le tipologie di struttura sono le stesse che noi conoscevamo. Anzi, alcune realtà, alcune tipologie di enti sono stati, probabilmente verranno sempre più messi nell'angolo. Penso alle cooperative sportive, penso ad altre tipologie di organizzazioni che probabilmente potrebbero essere messe a dura prova, e probabilmente occorrerà anche immaginare nuove forme di organizzazione, tant'è che nello sport, in un'ottica di ripartenza, si vede nello sport al massimo livello, nella federazione più importante quantitativamente, numericamente, cioè la FIGC, si vede, no, come anche da un punto di vista finanziario stiano giungendo in Italia sempre più investitori, anche stranieri, con le vesti, con la casacca del fondo, che in qualche modo permettono di arricchire patrimonialmente alcune realtà sportive. C'è da capire se poi magari questa modalità, con tutta una serie di aggiustamenti, possa essere uno strumento utilizzabile, ipotizzabile, non tanto per l'attività sportiva di base, perché ovviamente avrebbe poco appeal, ma penso magari per quello che è un dilettantismo, fra virgolette. Penso a una Serie A femminile di pallacanestro, penso a una A2 maschile di pallacanestro, tanto per rimanere su un campo vicino all'avvocato Martinelli. Ecco, non so se magari queste possono essere strumenti ipotizzabili. No, scusa, no, vai, finisci. Scusa. Penso, non so se questi potranno essere strumenti, quindi l'utilizzo di strumenti finanziari a diversi livelli che possono aiutare. È stato detto degli organismi di rappresentanza. Io ho la mia idea sul maggiormente rappresentativi. Io non credo che sia una valutazione da parte delle legislature sulla
maggioranza, sulla maggiore rappresentatività. Io credo che sia una questione più che altro di quantità, di peso, di radicamento sul territorio, perché diversamente sarebbe forse una compressione di quel diritto costituzionalmente garantito alla tutela sindacale, quindi immagino e voglio immaginarla in questo senso. Un altro passaggio che secondo me è molto interessante è anche quello dei laureati in scienze motorie. La figura finalmente del kinesiologo, una figura inedita che però merita una piena dignità, e probabilmente più volte il laureato in scienze motorie è stato ex laureato ISEF è stato posizionato in varie caselle, sempre stato riconosciuto, oggi gli viene data una definizione, è da capire se questo possa essere un punto di ripartenza per una definitiva qualificazione, competenza e specializzazione, anche perché fondamentalmente l'esercizio sportivo, e vado a chiudere veramente, necessita di una persona qualificata, sia sotto un profilo di responsabilità, si pensa al dirigente sportivo, ma anche sotto il profilo dell'utente. È interesse di tutti avere un soggetto che affianchi, che abbia tutti i gradienti di professionalità e competenza. Questo però porta alla problematica che diceva prima l'avvocato Martinelli. Se una figura è particolarmente qualificata e riconosciuta come tale, come inserirla, come gestirla, soprattutto se poi viene imposta ex lege all'interno del proprio novero, del proprio roster. Secondo me, sono tutta una serie di questioni importanti che probabilmente ci auguriamo il legislatore possa ritornarci sopra e possa prenderle in considerazione. Ecco, io mi sono permesso, credo, argomenti No, esploratori in abbondanza. hai toccato due temi, capito, che vorrei riprendere perché sono interessanti, perché sono un po' cose su cui io da tempo ci studio e ci lavoro. Forma organizzativa. Ecco, credo che una degli errori che sono tuttora presenti in tutta la riforma è che ragiona guardando all'indietro. Scandalizzerò forse qualcuno che sa che io non sono mai stato un grande amante neanche della riforma del terzo settore. Ma devo dire che se confronto la riforma del terzo settore con la riforma dello sport, preferisco quella del terzo settore a quella dello sport, perché almeno quella del terzo settore ha un respiro, diciamo, evolutivo. Quella sullo sport si limita a fotografare la situazione esistente. E uno dei problemi è proprio quello dei modelli organizzativi. Ossia, continuiamo, capito, a ragionare su un modello di associazionismo che, sia chiaro, per carità, è ancora tuttora presente, è ancora tuttora ottimamente funzionante, ma che sta diventando sempre più minoritario. Oggi come oggi, a me piacerebbe fare, l'ho detto in più sedi, piacerebbe fare un'inchiesta anonima e sentire fra 1.000 associazioni sportive quante ogni anno fanno l'assemblea di approvazione del bilancio, quanto ogni 4 anni fanno l'assemblea di elezione dei propri consiglieri, un 20%, un 30%, un 35%, secondo me si fa fatica ad andare oltre percentuali di questo genere. Quindi cosa accade? E credo di poter fare tranquillamente outing in 40 anni di professione, credo di aver fatto 2.000 o 3.000 verbali falsi di associazioni sportive, capito? Sotto dettatura, al telefono, mentre guidavo, capito? Mi dicevano, dimmi come devo scrivere, cosa devo scrivere nel verbale. E io bla 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 bla. Perché purtroppo, adesso al di là di questioni che possono anche essere, diciamo, borderline, il dato vero è che comunque, quando l'agenzia delle entrate fa una verifica e dice manca lo spirito associativo, perché purtroppo manca lo spirito associativo, cioè è sempre meno la motivazione di fare gruppo per fare sport che giustifica questo tipo di attività. Quindi, quando tu poni il tema delle forme organizzative, io non posso che farti un applauso, cioè nel senso sono assolutamente d'accordo e credo che sotto questo profilo, capito, una riflessione sia indispensabile. E quando vedo che l'unica riflessione che ha fatto il legislatore è stata quella di eliminare le cooperative sportive, che invece erano tendenzialmente nella mia logica, l'upgrade, cioè il gradino più su rispetto alle associazioni, in quanto ne mantenevano sostanzialmente la configurazione della porta aperta, beh, dico, probabilmente abbiamo necessità di fare qualche riflessione. E se invece introduciamo una storia di persone che non so quanti la faranno, anche perché non può godere di benefici fiscali, perché ricordiamoci che le agevolazioni fiscali, ai sensi del primo comma
dell'articolo 90 ce l'hanno solo le società di capitali e quindi le società di persone che fossero costituite ai sensi della riforma non potrebbero godere neanche di agevolazione fiscale, quindi veramente non se ne capisce. Quindi assolutamente d'accordo su una riflessione sulle forme organizzative. Secondo punto, laureato in scienze motorie. Anche sui laureati in scienze motorie, capito, sfondi una porta aperta. Io ho insegnato 20 anni a scienze motorie, prima a Padova, poi a Ferrara, poi alla fine, capito, ho smesso perché ritenevo che appunto non si riuscisse a fare dei passi avanti. E passi avanti, capito, non li fa neanche la legge, in quanto sfatiamo una voce che è circolata. Non è assolutamente vero che in tutte le palestre sia obbligatorio il laureato in scienze motorie. Non dice questo la legge. Dice che c'è il laureato in scienze motorie in alternativa al classico istruttore di specifica disciplina previsto, capito, previsto dalle federazioni e dagli enti di protezione sportiva. Quindi dimentichiamoci che c'è questa esclusiva per laureato in scienze motorie. Non c'è. E in questo quadro, tu hai anche accennato nella tua prima parte a un dato, le definizioni, cioè ricordavi che per la prima volta sono le definizioni. Ebbene, io credo che proprio andando a rivedere le definizioni si possa rivedere anche il ruolo del laureato in scienze motorie. E ti dirò adesso una cosa, capito, che sicuramente mi farà cacciare fuori da tutte le scuole del regno. Adesso chiederò a Barbara se mi trovo un casale, capito, nelle Marche, dove potermi andare a nascondere e ritirare a fare l'orto, perché quello che ti sto dicendo, capito, non sarà nato da parecchie persone. Può venire anche in Toscana, Guido, eh? Ma la Toscana è cara. La Toscana avete tutti gli inglesi, eccetera, ormai vi hanno capito. Non li fanno più passare. Nelle Marche forse qualcosina ancora che mi posso permettere, io lo trovo. In Toscana mi sa che non trovo più niente, capito, ormai. Detto questo, cosa vi sto dicendo? Noi abbiamo tre definizioni nel decreto 36, articolo 2. Una di sport, l'altra di attività fisica adattata, l'altra di attività motoria. Quando parliamo di attività sportiva, parliamo di attività fatta con regole. Quindi se l'attività sportiva è quella fatta con regole, lo sport è soltanto quello delle discipline sportive ufficiali, perché sono le uniche che hanno le regole. Quindi nel momento in cui parliamo di discipline sportive ufficiali, poi gestite da federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, non mi frega niente, va bene tutto, però le regole, se l'attività sportiva è quella fatta con regole, le regole per fare attività sportiva sono solo quelle degli sport riconosciuti, gli sport ufficiali. Quindi tutto quello che non è attività sportiva e quindi quello che è, diciamo, il movimento, chiamiamolo al momento così, rientra evidentemente, secondo le definizioni a cui vi rinvio, non sto qui a leggervele per non farvi perdere tempo, ma siamo già stati lunghissimi ed è giusto, capito, che arriviamo anche alla chiusura del nostro incontro e non andiamo, vi invito ad andare a leggere, tutte quelle attività che non hanno regole sono quelle attività che lo stesso legislatore identifica come attività motorie o come attività fisica adattata. Ma il legislatore non ha avuto il coraggio che sto per avere io adesso. E cosa sto per dirvi? Se è giusto che le attività sportive che hanno regole prevedono degli istruttori preparati da chi poi fa queste attività sportive, e quindi è giusto che il tecnico di pallavolo possa essere anche un tecnico non laureato in scienze motorie, ma patentato dalla federazione pallavolo o dall'ente di promozione sportiva. Ma se io sto parlando di ginnastica per anziani, se io sto parlando, capito, di ginnastica preparto, io non sto parlando di un qualcosa su cui gli enti di promozione sportiva o le federazioni sportive nazionali hanno una preparazione specifica, perché loro fanno sport e lo sport è quello con le regole. Ecco allora che questo tipo di attività che è fatta senza regole, a mio avviso, deve diventare pertinenza esclusiva
dei laureati in scienze motorie. Quanto mi staranno odiando in questo momento gli organizzatori di corsi, lo so solo io. Signori, è stato un piacere stare con voi. Barbara. Sì, un'ultima parola sui laureati in scienze motorie. Colgo la provocazione di Guido. Ma anch'io sono brevissima, perché anche a me è un argomento che sta molto a cuore, non solo per la docenza, ma perché avevo anche lavorato a dei disegni di legge con l'ex preside di scienze motorie. Giusto due parole. Ecco, il laureato in scienze motorie è previsto in alternativa, come ha detto Guido giustamente, anche nella legge regionale delle Marche, infatti per le palestre non istituzionalizzate c'è questa possibilità. È una figura che in realtà era riconosciuta, non è vero che non era stata riconosciuta, perché c'è la legge, mi sembra del 2013, forse la numero 4, sulle professioni non riconosciute, che se letta in combinato disposto con la normativa UNI sul kinesiologo, in realtà in parte gli aveva dato già un riconoscimento come soggetto in pratica legittimato a elaborare protocolli di attività motoria. Ecco, se noi valutiamo e compariamo la figura del fisioterapista con quella del laureato in scienze motorie, vediamo che entrambi in realtà possono avere a che fare con soggetti malati, tra virgolette, quindi con soggetti che hanno patologie, diversa è la cura, perché mentre il fisioterapista può, diciamo, attuare delle terapie manuali, massofisioterapiche, eccetera, il laureato in scienze motorie deve curare queste problematiche semplicemente con la realizzazione di protocolli di attività motoria. Quindi mi ricollego a quello che dice Guido, secondo me questa figura del laureato in scienze motorie, se nelle palestre o negli impianti normali, tra virgolette, previsti in alternativa con il tecnico federale per le discipline sportive, nelle palestre della salute che sono previste dalla legge, quindi quelle dove si realizza attività motoria, attività fisica adattata, comunque attività specifica che potrebbe essere secondo me anche tesa alla riabilitazione o comunque rieducazione funzionale, per usare dei termini appropriati, ecco lì potrebbe essere valorizzata la figura del laureato in scienze motorie, nelle palestre della salute secondo me, e quindi trovare una collocazione specifica. Sarà poi, secondo me, la pratica, l'attuazione di questa legge che darà questa possibilità alla laurea in scienze motorie. Io sinceramente agli studenti dico sempre, non vi dovete sentire i cugini poveri e frustrati dei fisioterapisti, ma dovete trovare la vostra strada, quindi realizzare protocolli di attività motoria anche in una fase di cura. Ottimo, Barbara, ti ringrazio. Ci sono stati una serie di commenti, alcuni positivi direttamente su Facebook. Fa piacere. Più che altro qualcuno chiedeva appunto quelli che sono i tratti essenziali della riforma inerenti alla figura del kinesiologo e quindi del laureato scienze motorie. Credo che alcuni passaggi siano stati toccati. Ovviamente poi magari potrà costituire anche questo argomento di approfondimento e ulteriore focus. Ribadisco, ecco, l'intendimento nostro, andiamo verso la conclusione, salvo il vostro diverso avviso, era quello di focalizzare un attimo lo status quo e provare in qualche modo a ipotizzare una ripartenza con una serie di con una consapevolezza quantomeno di quello che è lo scenario attuale, quelle che possono essere le criticità, ma sempre con quell'ottimismo che ci ha spinto appunto a unire le forze in questo evento divulgativo. Ovviamente questa è una prima occasione. Io ringrazio ancora l'associazione, il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che si è messa a disposizione e ci ha supportato nell'organizzazione. Ringrazio i coordinamenti, i tre coordinamenti che hanno unito le loro forze, quindi il coordinamento Marche, Emilia Romagna e Toscana dell'associazione, qui Barbara e quindi Mattia Cornazzani. Ringrazio nuovamente gli avvocati Marco Bucciolini e Edoardo Tognoni per il supporto. Chiudo quindi da ultimo, last but not least, Ducis in fondo, decidi te Guido come preferisci, con quale lingua, con Guido Martinelli. Ringraziamo davvero, perché Guido è un punto di riferimento in questo segmento, in questo momento, e credo che sia sicuramente stato estremamente stimolante. Da tempo l'avevamo immaginato e credo che questo terzetto, insomma, in qualche modo abbia dato un minimo contributo al tema. L'avevamo corteggiato.
Sei stato molto gentile. In realtà non hai voluto dire che sono il decano, che sono il più vecchio di voi, capito? Che si occupa di questa vicenda. C'è una piccolissima nota, c'è una amichevole polemica fra me e De Silvestri. De Silvestri è un avvocato di Vicenza che si occupa, che onestamente si occupava di diritto sportivo da prima di me, ma quando si occupava di diritto sportivo faceva il giudice, perché lui era prima era giudice. Quindi come avvocato se ne è iniziato a occupare dopo di me. Quindi scegliete. Se volete come avvocato, io sono il decano, quindi quello che se ne occupa da più tempo. In senso temporale, De Silvestri se ne occupava prima di me, ma De Silvestri, quando se ne occupava, faceva il pretore e quindi, capito, non era avvocato. Quindi mi sento... Annotiamo la segnalazione, prendiamo atto del tuo decano, lo sapevamo, non pensavamo che tu intendessi sottolinearlo, ma va bene così e ci rivediamo alla prossima occasione. Ok, grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.